Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto in vera pelle formato da un fondo rettangolare 30x10 con la sua patella abbinata, che è questa qua, questo modello molto particolare, un po' sfizioso, ok? Alla chiusura girevole e poi al manico tutto quanto. Andremo a lavorarla con il cordino cotton, io ho scelto la variante fucsia che si abbina perfettamente al colore del pellame, e andremo a lavorare il tutto con l'uncinetto numero 3. Tutto quello che ci occorre lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. In descrizione trovate tutti i link. Allora, per iniziare prendiamo il nostro cappietto col nostro cordino, andiamo a inserirci, io mi inserisco qui nel foro dell'angolo e vado a fare due maglie basse. Quindi la prima rientro nello stesso foro e vado a fare la seconda maglia bassa in questo modo. Nel foro successivo vado a lavorare una sola maglia bassa, in quello dopo vado di nuovo a lavorarne due. Quindi una, rientro e lavoro la seconda, poi di nuovo una in quello dopo e poi di nuovo due. Quindi alterno questa sequenza per tutto il lato fino ad arrivare sull'angolo dove vedremo gli aumenti da fare per permetterci di girare. Quindi alterniamo la sequenza, due punti in un foro, uno nel successivo, fino a qua. Allora, arrivati qua sull'angolo, dovrei lavorare due maglie e vado a farle. Quindi lavoro le mie due maglie basse prese nello stesso punto, però poi dopo devo girare e andare dall'altra parte. Quindi faccio una catenella, rientro nello stesso foro e lavoro altre due maglie basse, quindi una e una due. Quindi le maglie basse diventano 4, 2 più una catenella più altre due, tutte prese nello stesso foro, e questo ci permette di girare e tornare a lavorare l'altro lato. Quindi adesso nel punto successivo andrò a fare una sola maglia bassa e riprendo la mia sequenza. Quindi poi nel punto dopo ne vado a lavorare invece due. Quindi sono di nuovo sull'angolo, adesso lavoro di nuovo quindi due maglie basse, una catenella e altre due maglie basse. E procedo, adesso di nuovo alternando una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa e due maglie basse per tutto il restante, diciamo, perimetro. E qui sull'angolo faremo di nuovo 4 maglie basse intervallate da una catenella, quindi due maglie basse, una catenella e due maglie basse, come abbiamo appena visto. Ok? E completiamo il giro. Una volta arrivati qui, diciamo alla fine, andiamo a fare due maglie basse nel punto, diciamo, dove abbiamo iniziato a lavorare. Così, una catenella e andiamo ad unirci qui nel primo punto facendo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo completato il giro e siamo pronti per iniziare la lavorazione della nostra borsa. Allora, io non vado a fare aumenti. Quindi partiamo direttamente a lavorare la borsa così come si presenterà. Sull'angolo lavoreremo le maglie che abbiamo fatto, quindi in totale sono 5 maglie perché abbiamo le due maglie basse, una catenella e le altre due maglie basse, quindi lavoreremo 5 punti, diciamo, qui sull'angolo, che però le abbiamo già delineati in questo primo giro, quindi non vado a farne altri, non vado a fare aumenti, partiamo direttamente a lavorare i punti così come si presentano. Quindi faremo un punto molto semplice, una sorta di grana di riso, dove alterniamo una maglia bassa a una maglia bassa in costa. Quindi facciamo una catenella per iniziare, la faremo solo questa volta, poi io andrò a lavorare a spirale, quindi non chiuderemo più il giro. Andiamo nel primo punto qui e facciamo una maglia bassa normale. Dopodiché vado a lavorare una maglia bassa in costa dove lavoro solo lasolina dietro del punto, quindi non vado a lavorare tutto il punto così, ma vado a prendere solo lasolina dietro
e facciamo una maglia bassa in costa. Il punto seguente invece lavoriamo una maglia bassa normale, quello dopo ancora lavoriamo di nuovo in costa. Una maglia bassa normale e una maglia bassa in costa. Una maglia bassa normale e una maglia bassa in costa. In questo modo. Alterniamo questi due punti per tutto il giro. Una volta terminato questo primo giro, dobbiamo andare a ripetere i punti come si presentano, ovvero dove abbiamo lavorato la maglia bassa normale andremo di nuovo a lavorare la maglia bassa normale, dove abbiamo la maglia alta in costa, che è quella dove qui davanti ci resta questo trattino, diciamo, quindi vedete 1, 2, 3, queste sono le maglie in costa dove abbiamo questo trattino, invece qui dove non ce l'abbiamo la maglia alta e la maglia bassa normale, andremo a lavorare di nuovo i punti in questa sequenza, quindi non alternati ma uno sopra l'altro, quindi dove c'è la maglia bassa faremo la maglia bassa, dove c'è la maglia bassa in costa faremo la maglia bassa in costa. Allora, io qui sono arrivata esattamente al termine del giro, come vi dicevo lavoro a spirale, quindi non vado a chiudere facendo la maglia bassissima ma vado a inserirmi direttamente qui in quello che sarebbe il primo punto del giro successivo e vado a lavorare una maglia bassa normale in questo modo. Passo poi al punto successivo e lavoro la mia maglia in costa e riparto con la sequenza alternando i due punti e andremo a fare questo per tutti i giri a venire fino ad aver ottenuto l'altezza del corpo borsa che desideriamo, e vi farò poi sapere in centimetri esattamente quanto io ne ho realizzato. Quindi dobbiamo procedere, vedete, in questo modo che si sta delineando la nostra borsa, vedete che i punti vengono esattamente incolonnati, quindi questa, vedete che è la maglia bassa normale, qui vedete la costina, ok, vengono incolonnati, non alternati. Quindi procediamo in questo modo. Allora, guardate, ho realizzato il mio corpo borsa, questa è l'altezza della borsa che ho ottenuto e all'interno andrò a inserirci la scocca midi. Quindi vedete, in questo modo, per dargli un pochettino più di rigidità, vado a inserirgli la scocca, è esattamente di misura, quindi sta sotto come altezza. In questo modo, adesso qui dove sono arrivata, che avevo terminato il giro, vado a chiudere, quindi andiamo a fare una maglia bassissima e stacchiamo il filo in questo modo e andiamo a cucire la scocca alla borsa, quindi andiamo a prendere un ago tirafettuccia, una bella gugliata di filo, l'andiamo a inserire nel nostro ago e andiamo a cucire la nostra scocca, quindi facciamo un bel nodino al fondo così, dopodiché mi inserisco in un punto qualsiasi della borsa così e fisso il filo in questo modo, dopodiché esco sul davanti della borsa così e faccio un punto e passo in un foro della scocca in questo modo, passo nel foro a fianco, esco sul davanti della borsa e faccio dei piccoli punti passando e uscendo per i fori, vedete, in modo da andare a fissare e cucire la scocca alla borsa.
e procedo in questo modo fino ad aver attaccato la scocca in tutti i suoi fori. Allora, una volta che abbiamo terminato di cucire la scocca in tutti i punti, non ci resta che andare a ultimare la borsa andando a cucire la patella. Quindi la andiamo a centrare sul dietro della borsa e andiamo a cucirla, adesso vediamo come. Allora, parto col dirvi una cosa che non vi ho detto prima, questo è l'avanzo del gomitolo di cordino che ho utilizzato, quindi per realizzare tutta la borsa dell'altezza di 24 cm come ho realizzato io, mi è bastata una rocca di filato, ok? Quindi 300 grammi sono più che sufficienti, vi bastano anche per fare le rifiniture. Se volete farla molto molto più alta, adesso qualche giro in più probabilmente veniva con quello che ho avanzato, ma tanti centimetri più alta no, quindi nel caso la voleste fare più grande sappiate regolarvi che ve ne servono di più, ma per la misura che ho usato io 300 grammi sono sufficienti. Adesso tagliamo un'altra pugliata di filo e andiamo a vedere come cucire la patella in modo che ultimiamo la nostra borsa. Quindi la andiamo a centrare e posizionare dove desideriamo, dopodiché entriamo con la gotiera fettuccia nella nostra borsa, in questo modo passiamo nei vari fori della patella e usciamo . Quindi dobbiamo procedere in questo modo fino ad arrivare al fondo e vedete che io passo qui nella parte, diciamo, tra della borsa dove non sono attaccata alla scocca, ok? Quindi per questo che riesco, diciamo, a cucire pur avendo già messo la scocca, altrimenti prima dovete cucire la patella e dopo inserire la scocca. Però dato che abbiamo questo, diciamo, 2 centimetri, un centimetro e mezzo di gioco, io vado a cucire la patella prendendo qua. Ok, quindi riesco a cucirla in questo modo, quindi procediamo fino al fondo. Una volta che avete terminato, diciamo, il giro di cucitura, adesso dobbiamo tornare indietro e andare a cucire nei punti mancanti, quindi ritorno qui dove ho gli spazi vuoti, mi reinserisco con l'ago tira fettuccia e vado a riempire gli spazi lasciati vuoti, diciamo, in modo da rafforzare la cucitura. E procediamo in questo modo fino al termine dei fori. Una volta che avete finito di cucire anche la patella, non ci resta che andare a ultimare andando a inserire qui con le alette la parte, diciamo, di la girello della chiusura, quindi va inserita nella borsa e con le alette che devono uscire dall'altra parte si inserisce la ghiera di metallo e si piegano le alette. Questa parte andava inserita prima di mettere la scocca, se avete fatto come me vi siete dimenticati. Le soluzioni sono due: o scucite due punti in modo da poter infilare la mano e poterla andare a inserire, poi ricucite i due punti che avete scucito della scocca, oppure semplicemente andate a bucare anche il feltro e uscite con le alette anche dall'altra parte. Ok, quindi vedete un po' voi, se avete deciso di lasciare il feltro come fodera, secondo me le alette non devono sporgere. Se invece foderate ulteriormente la borsa, potete anche tranquillamente bucare il feltro e fare uscire le alette dal feltro. Comunque in ogni caso adesso vi ricordo nel tutorial, prima di inserire la scocca, che bisogna inserire questa parte della chiusura in modo che non vi dimentichiate come ho fatto io, che adesso scucirò due punti della scocca per inserirla all'interno. Quindi questo comunque è quanto, abbiamo terminato la nostra borsa e io sono super 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 soddisfatta, spero anche a voi. A me piace veramente, veramente tantissimo. Adesso, a parte la chiusura che dobbiamo ancora sistemarla, ma guardate che meraviglia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se provate a realizzarla. Sul gruppo di Facebook Mari, l'amica uncinettina, aspetto le foto delle vostre borse. Un bacio, ciao!